Eccoci insieme col Biancher Rosso TV Sport. Fra pochissimo Barreto, eh, riapriamo le telefonate 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta. Mi è piaciuto molto l'intervento dell'ultimo telespettatore, è un po' in linea con quello che ci siamo detti. Perché non dobbiamo sempre aspettare che sia qualche altro a fare qualcosa per noi, cominciamo a fare a noi qualcosa, perché eh, altrimenti parliamo di, di aria fritta fondamentalmente. È facile dire qualcuno deve fare, è facile dire Matarese deve spendere, è facile dire. No, allora Matari non ci piace e dico anch'io, a me non, è un presidente che non riesce a farmi sognare, lo dico con molta franchezza, anch'io dico tanto di cappello e tanti anni di gestione. Certo. Al fatto di essere andato persino oltre la media della storia del, del Bari, perché come dice il professor Antonucci, eh, credo che delle mille partite in Serie A eh, delle mille partite in Serie A che il Bari celebrerà proprio domenica, domenica Udine. a Udine. La stragrande maggioranza la giocate proprio con, con, con Matrizia Presidente, però è chiaro che non si sogna. I baresi sono passionali, come tutti quelli passionali sognano, vogliono, vogliono vincere, vogliono fare altre cose. Quindi, evidentemente troviamoci noi un presidente all'altezza senza farci prendere per i fondelli dai team barto di turno, tanto per essere che chiaro, perché poi alla fine facciamo anche una figuraccia in questi casi. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, sono Maurilio. Ciao Maurilio, ciao, ciao. Saluti all'ospite. Maurilio, ricordo, ti presento perché è Maurizio è stato il del club dell'associazione Bar Testa. Eh, ma con Sergio ci conosciamo. Va bene, ok. Senti, io volevo dire che non sono d'accordo con alcune cose che ho sentito dire eh, a proposito della, della dirigenza, perché purtroppo i problemi del Bari sì. dipendono sempre dal nostro Presidente e, e non risalgono soltanto a quest'estate, ma risalgono a gennaio dell'anno scorso, uh -huh. quando in piena corsa per la UEFA non abbiamo avuto un mercato di gennaio sì. importante come quello che ci si aspettava. E fossero arrivati lì i giocatori. In quel periodo i giocatori a Bari sarebbero venuti anche a piedi. E invece in quel momento non si è voluto investire perché non si è, non si è voluto andare in UEFA. Non ci dimentichiamo quello che è successo poi in alcune partite, tipo Siena, tipo Livorno, che ci hanno bloccato la, la rincorsa UEFA. Noi di Bari in testa l'anno scorso a febbraio abbiamo sì. avuto un incontro con. Uh, all'epoca c'era il direttore sportivo uh, Perinetti. Perinetti in quell'occasione in assemblea, dovreste avere anche voi le immagini, mm -hmm. già in quel momento disse che probabilmente a Bari non c'era la volontà di sognare, perché lui voleva, oltre all'acquisto dei giocatori che non gli fu consentito, sì. Sì. lui voleva mettere mano al settore giovanile, perché oggi purtroppo effettivamente il calcio o lo fai con i soldi o lo fai con una programmazione mm -hmm. seria, quindi partendo da giovani sì. che devi crescere. E Perinetti era quello che voleva fare, voleva mettere mano al settore giovanile e questo non è successo. Poi purtroppo è chiaro, Angelozzi non ha, tutte le, non, non ha, non ha colpe, andavano fatte prima determinate valutazioni, anche comunque quest'estate. E, e un'altra cosa, l'ultima scelta sbagliata, quella di esonerare l'allenatore in quel momento. Cioè, o lo fai a dicembre, quando hai la possi hai una pausa sì. natalizia di 20 giorni, puoi fare un certo, una ripresa certo, certo. della preparazione atletica e poi programmare con un nuovo mister gli acquisti a gennaio. Beh, Mutti è arrivata addirittura alla fine del mercato, quindi insomma, di solito l'allenatore si cambia quando c'è ancora un mercato in corso. Per... Quindi praticamente la società è assolutamente assente e da questo si, si capisce anche che evidentemente sono stanche, evidentemente non ce la facciamo. Grazie fanno Maurizio, grazie. Io dico solo una cosa, dico, a volte si dice non si vuole, ad esempio non si vuole investire, può essere che la realtà sia un'altra ed è probabilmente la realtà è un'altra, cioè che non si può evidentemente investire, c'è una bella differenza tra il potere e il volere fare qualcosa io ritengo davvero che quando mi dicono che eh, il monte stipendi del Bari è di 22 milioni di euro evidentemente si è arrivati ad un limite oltre il quale non si può andare nel senso che più che non volere ci sono delle situazioni probabilmente questa eh, è una situazione peraltro in un periodo anche di crisi dove non si può allora è questa la situazione io mh, sono anche stanco dopo tanti anni ho fatto battaglie eh, anche diciamo mh, evidenziando eh, i mali della società devo dire che non voglio entrare di nuovo in un vortice di questo tipo dico soltanto che evidentemente questa società perché sarà stanca perché la situazione economica è quella che è non corrisponde ai sogni dei baresi e ai miei sogni, perché sono un tifoso del Bari oltre che giornalista, quindi proviamo a fare noi qualcosa di diverso, proviamo anche noi a promuovere un cambiamento ma in maniera forte, in maniera decisa, in maniera Chiara, non so se sei d'accordo. No, sono completamente d'accordo. Ripeto: eh, dobbiamo veramente fare qualcosa. Basta parlare, attiviamoci tutti cercando di coinvolgere eh, quelle che sono le, delle figure imprenditoriali che possono e possono essere in grado di dare quello che noi ci aspettiamo. C'è un amico in linea, prendiamo la <coughs> telefonata. Poi eh, se mi dite quando è pronto Barreto, lo mandiamo in onda. Pronto? Ciao Enzo Paolo da Bari, saluto l'ospite. Eh, sottoscrivo pienamente quello che tu hai detto. Mm -hmm. la, volevo dire soltanto una cosa, perché questa famiglia in 30 anni non va oltre? Mm -hmm. Quindi il motivo principale, quello che credo io, è che purtroppo la società del Bari non è mai stata gestita. In maniera autonoma, cioè uh -huh. ovvero la società del de Bari è una succursale della, della uh, Salvatore. È una Martini delle tante, S è S chiaro, S è fa parte di un, di, oh, di un gruppo. Allora cioè, l'errore eh. sta a, questo, a quel livello perché se fosse stata gestita in maniera diversa, in maniera autonoma, si sarebbe pensato nel tempo a farla crescere, invece è stata utilizzata dalla società, dalla famiglia per veicoli, veicolizzare a seconda dei, del proprio momento. però Paolo momento, attenzione a perché a risultimo. volte è, stata, è, stato, è stato questo ma a volte è stato il come dire sono state le altre società utilizzate dal Bari per fare cioè entriamo in una valutazione che non può essere eh, che non è giusto che faccia un tifoso eh, perché io credo che proprio in quest'ottica che stai dicendo da una volta prendi e una volta dai insomma fondamentalmente io sono d'accordo che l'intreccio forte fra mille cose, A io... caso il Presidente Mattarese ha sempre detto se arriva il famoso uh, risarcimento e vi discorrendo io, ritengo... io faccio eh, io sono d'accordo con te, non dovrebbe essere così il Bari dovrebbe avere una propria autonomia però se gestito in quel modo io credo che una volta abbia preso e una volta abbia, a, abbia dato, però non deve essere il tifoso ad entrare troppo nel merito delle tasche altrui, tanto per intenderci io ritengo che eh, le squadre di calcio sono delle società, dei grossi gruppi imprenditoriali sotto gli occhi di tutti. Il gruppo imprenditoriale matarrese ha per il Bari un certo budget che non è quello che i tifosi si aspettano. Motivo per cui, e torniamo a dire: se vogliamo cambiare questo, dobbiamo farlo non con le parole, ma veramente cercando di portare e di coinvolgere quelli che sono degli imprenditori che possono venire dall'esterno o anche quelle forme. Come quella che noi lanciamo all'epoca di azionariato popolare. Barreto, non facciamo aspettare ulteriormente, visto che non parla da tre mesi abbondanti. Sentiamo cosa ha detto il brasiliano, poco fa. Adesso, eh, adesso ho iniziato a lavorare, sto lavorando bene, quindi eh, eh, è inutile che io dica 15 giorni, 20 giorni, che poi dopo eh, saranno di più o di meno. Quindi io non sono. Eh, non sono non so di preciso quando, quando sarò disponibile. Eh, è successo che eh, dopo il secondo infortunio io non sono eh, più, eh, non, non, non è che non avevo più fiducia, però mi sono un po' eh, come posso dire, mi sono un po' preoccupato e, e mi hanno chiesto se, se, se avevo qualcuno di fiducia. E, e io ho detto che a Udine c'erano delle persone di fiducia e si sono parlato fra di loro, fra le due soci società e mi hanno mandato lì a curarmi.